È appena terminata la conferenza stampa di Mister Giovanni Stroppa qui dalla sala stampa dello U-Power Stadium, alla quale ho presenziato. Una conferenza stampa molto tranquilla, pacifica, insomma, lo stesso allenatore del Monza è apparso molto tranquillo davanti ai giornalisti, caratteristica che comunque lo contraddistingue come al solito, nonostante le tante voci che girano intorno. Conferenza stampa in preparazione a Lecce Monza, quella che in un certo senso può essere la partita della verità, dalla quale ci aspettiamo molte risposte, soprattutto tradotte in termini di punti, che alla fine è quello che sta mancando al Monza. L'allenatore si è soffermato giustamente su quelli che sono stati tutti i miglioramenti che abbiamo visto dalla prima alla quinta giornata, però poi si fanno i conti con i punti. La gara di Lecce è sicuramente una grande occasione per poter portare a casa qualcosa di concreto, finalmente, nonostante, come ha detto lui, la partita è molto difficile. Un Lecce che è partito comunque abbastanza bene in questo campionato, ha messo in difficoltà diverse squadre, su tutte l'Inter alla prima giornata, che la stava fermando addirittura su un risultato del pareggio, e un Monza, un Giovanni Stroppa, che non ha una grandissima tradizione con il Lecce. Insomma, ricordiamo lo scorso anno il 4-0 rifilato al Via del Mare alla squadra biancorossa da parte del Lecce di Baroni. Si è soffermato inoltre su quella che è stata la precedente prestazione contro l'Atalanta, rimarcando un buon primo tempo, ed è proprio da lì che il Monza deve partire. Vi lascio poi in conclusione di video la domanda che ho posto a Mister Giovanni Stroppa proprio sotto questo aspetto: perché il Monza parte spesso e volentieri ma molto forte, una partenza molto positiva, e poi piano piano va spegnendosi. Ecco, vi lascio ovviamente alla dichiarazione di Mister Giovanni Stroppa. Piccole informazioni riguardo gli indisponibili: Ferrarini è ancora fuori condizione e Izzo non è partito contro l'Atalanta, ma non escludiamo, ecco, noi di Monza News lo pronostichiamo comunque titolare in questa trasferta a Lecce. Per tutte le dichiarazioni integrali vi ricordo di passare dal sito di Monza News, dove trovate appunto tutte quante le informazioni. Vi lascio la domanda che ho posto a Giovanni Stroppa e noi, come sempre, ci rivediamo ad un prossimo video. Sì, buongiorno mister Federico Ferrario di Monza News. Tornando a parlare della partita, è un Monza che ci ha abituato spesso e volentieri a delle partenze sprint per poi calare magari in corso di partita. Ecco, secondo lei a cosa è dovuto, e se magari affrontando una squadra più a livello del Monza questa cosa può cambiare, se si aspetta questo salto da parte della squadra? Ma io penso che sia, al di là dell'approccio, che comunque è sempre stato, come dice lei, eccellente, a parte Napoli, poi per il resto, diciamo, la situazione che balza all'occhio è essere andati fortissimo e poi meno forte nella seconda parte della partita. Bisognerebbe trovare un equilibrio in questo senso. Però prima, poco fa, dicevo che molte volte dipende quanto tieni la palla e come tieni la palla, perché nella partita stessa puoi determinare poi i momenti di andare più forte o meno forte. Quindi gestire le energie nel modo migliore. Poi, dipendentemente dall'avversario, se ti fa correre a vuoto o se ti fa rincorrere.